Mi trovo al Consiglio Comunale in Palazzo Medici Riccardi, mi trovo con Arianna Xekalos del Movimento 5 Stelle e con lei parliamo un po' di questi problemi per gli scavi della tranvia. Sì, noi abbiamo chiesto che oggi venisse fatta una comunicazione dal sindaco o dall'assessore competente per sapere appunto se il progetto degli scavi della tranvia andrà avanti, se vi è l'intenzione da parte del Comune veramente di fare questi scavi. Noi abbiamo sempre detto e abbiamo sempre mostrato le nostre preoccupazioni sia per quel che riguarda le falde acquifere nella nostra città, che si trovano in sottosuolo, sia per i rischi che si creano dal terremoto, che noi ovviamente non ci siano. Inoltre ci stupisce il fatto che mentre da una parte molti mesi fa il sindaco Nardella dichiarava che questo progetto era ancora in fase di valutazione non essendoci nessun progetto definitivo, dall'altra quelli che sono i progetti che si trovano all'interno del sito della tranvia per l'appunto sono spariti, se uno va a cliccare sul link ormai non esce più niente, per cui ci fa, nonostante noi abbiamo sollecitato l'assessore a rimettere, a rendere trasparenti i documenti relativi al progetto che tutti noi vogliamo conoscere a partire dai cittadini. Quindi non avete avuto nessuna risposta? Ovviamente no, né noi né i cittadini se volessero andare a controllare i documenti non possono, visto che ad oggi non sono più visibili. E ricordiamo che qui si tratta di un'opera che andrà a modificare l'intero impatto del traffico della nostra città e che non soltanto, ma andrà a creare anche numerosi problemi, studiando le carte che noi abbiamo avuto antecedentemente prima che fossero rese invisibili, e creerà appunto problemi legati alle falde acquifere e quindi anche legati al terremoto.